Prosegue l'impegno dell'assessorato all'urbanistica che, oltre all'attività di pianificazione con l'amministrazione comunale, ha concentrato gli sforzi su due progetti legati al settore edilizio. Da un lato l'applicazione del piano casa, che consente l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici adibiti a diverse destinazioni d'uso. Dall'altro la modifica della legge urbanistica regionale. Prevede che sia possibile ristrutturare e ampliare fino a 800 metri cubi tutti gli edifici presenti in zona agricola, non solo da parte degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole, ma qualsiasi sia la proprietà, quindi anche per non imprenditori agricoli. Questo naturalmente è un aspetto innovativo e sicuramente positivo, perché consente di recuperare e riqualificare molti edifici che altrimenti non avrebbero nessuna possibilità di ulteriore utilizzo, di ulteriore destinazione. 12 mesi caratterizzati da impegno e sostegno contro la crisi, nonostante i tagli drastici che tuttora strangolano l'attività degli enti locali. Importanti i risultati conseguiti dalla provincia di Treviso, dai progetti di reinserimento lavorativo di disoccupati, alle politiche per l'occupazione giovanile, alle nuove infrastrutture. Da parte nostra abbiamo messo in piedi una politica soprattutto per il lavoro, dare occupazione ai nostri giovani, riformare quelli che sono le persone in cassa integrazione o in mobilità. E questo ha avuto un grande successo. Ricordo che, parametrando il rapporto fra il 2009 e il 2010 nel terzo trimestre, abbiamo un saldo positivo per assunzioni di un più 9%. Questo rappresenta che le politiche attive del lavoro, un investimento di oltre 6 milioni di euro, stanno avendo i propri frutti, stanno dando i frutti. Ricordo le politiche per l'assunzione di 5.000 nuovi posti di lavoro per i giovani, ma non dimentico i grandi investimenti nelle strade, nelle scuole, tutti i servizi necessari per i nostri cittadini e poter garantire la qualità di servizi e di vita nel nostro territorio.